Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake cotta alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la base, biscotti secchi, burro fuso e marmellata. Per la farcitura, ricotta, mascarpone, farina di mandorle, tuorli, uovo, zucchero, farina di tipo 00, burro fuso, vanillina, e mele e marmellata. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale i biscotti, li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la marmellata. Il burro fuso. E far amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Trasferire in una teglia da 24 cm imburrata. Mettere in frigo, prepariamo la farcia. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone. La ricotta. E la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina. La farina di mandorle. L'uovo e i tuorli. Ed amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Unire il burro. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Riprendere la base dal frigo e versare il composto sulla base. Distribuire le mele su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo.
Spennellare la superficie con la marmellata. Noi abbiamo utilizzato una confettura di pere, ma voi potreste utilizzare tranquillamente una marmellata d'arance o una confettura di albicocche. Cheesecake cotta alle mele. Grazie e alla prossima ricetta!